Lascio la parola a mio amico, di cui sono molto contenta e ringrazio di essere qua presente. Non lo presento perché presumo lo conoscono tutti. Chiedo ai colleghi e agli amministratori un minimo di attenzione, per favore, che sta facendo, continuando a fare la pausa a caffè. Termini, grazie. E il collega ci parlerà della figura dell'amministratore tra passato, presente e futuro. Grazie. Grazie Elisabetta, per me è sempre un piacere accettare l'invito di Assoport dell'avvocato Elisabetta, perché quando vengo in queste occasioni mi sembra di essere a casa, di la verità. Quindi io, mi è piaciuto anche molto il tono di conversazione tra professionisti, che ha seguito anche la collega che precedentemente ha parlato. Oltretutto era presente pur essendo particolarmente fuori forma, e quindi è stata veramente eroica. Mi ha chiesto di sottolineare il fatto che per quanto attiene i procedimenti di mediazione, nel momento in cui si va all'assemblea e dobbiamo assumere una delibera di adesione al procedimento di mediazione, o dobbiamo deliberare oltre all'adesione il fatto di entrare nel procedimento di mediazione, quindi partecipare alla mediazione, occorre che l'assemblea deliberi con una maggioranza di almeno 500 millesimi. Questo era un po' il passaggio in linea. Nel momento in cui noi invece andiamo all'approvazione di un accordo, le maggioranze possono essere variabili a seconda dell'oggetto dell'accordo, perché potrebbe essere un accordo che abbia un contenuto particolare, quindi potrebbe essere richiesta anche una maggioranza superiore, o addirittura nel momento in cui fossero accordi che vanno a interferire con i diritti di proprietà dei singoli, addirittura un'unanimità. L'ultima cosa, approfitto proprio per una notazione, ci siamo inventati un marchingegno nell'ambito dei procedimenti di mediazione condominiali, nel senso che in alcune situazioni, soprattutto in condomini costituiti da un numero ridotto di condomini, ci siamo inventati il marchingegno di far coincidere l'assemblea condominiale con l'incontro di mediazione, ossia ottenendo le autorizzazioni dall'organismo di mediazione, far convocare l'assemblea di condominio lo stesso giorno, alla stessa ora e lo stesso luogo dove il mediatore aveva fissato l'incontro di mediazione. Dico un numero di condomini ridotto per il semplice fatto che è un condominio di 500 condomini, probabilmente andare al palazzetto dello sport è l'unica soluzione, ma diventa impossibile. Però una buona maggioranza di fabbricati fino a 20 condomini, dove poi con le deleghe al massimo vengono in 10, abbiamo fatto convocare l'assemblea nel modo che vi dicevo, cioè sovrapponendo l'assemblea all'incontro di mediazione. Questo ha facilitato l'accordo, perché a volte l'assemblea approva l'accordo, poi però quando andiamo, o meglio scusate, nel procedimento di mediazione esce la proposta di accordo che dice 5.000, poi andiamo all'assemblea che ci approva 5.000, però magari non ci approva quelle clausole particolari aggiuntive che ci sono sempre, che sono apparentemente ad esempio le spese di mediazione, non le vogliamo pagare, e allora far coincidere l'incontro di mediazione con l'assemblea ha risolto molte cose, infatti alza la possibilità di chiusura. Scusate, sono andato un po' fuori tema al primo minuto. Dica. Ho perso solo l'inizio, quindi per avere l'autorizzazione ad accedere alla mediazione 500. 500 a favore. Purtroppo, in effetti avrebbero dovuto fare la riforma e dire adesso, scusate, la riforma l'ha fatta ancora meglio, perché nel momento in cui arriva il procedimento di mediazione a partire dal 30 giugno 23, arriva la mediazione, l'amministratore non fa più l'assemblea, aderisce dal 30 giugno prossimo e deve andare all'assemblea solo ed esclusivamente per poter far approvare l'eventuale accordo. Questo veramente ci risolve tutti i problemi, se ci vuole 500, un terzo, niente. L'amministratore finalmente ha il suo ruolo di professionista, come è, e quindi si muove avendo la fiducia dei condomini con l'autonomia di un professionista. Se il professionista non va bene, lo si cambia, come dal medico, vado dal medico, mi dà medicina, me la mangio.
se mi viene il dubbio che mi sto mangiando una cosa, devo cambiare medico, perché o me la mangio e muoio, oppure non la mangio e vado da un altro. L'amministratore di condominio. Il tema è stato scelto da Assocon, mi è piaciuto subito, perché io chiaramente cercherò, nell'ambito del mio modo di espormi, che magari è poco forense, me ne rendo conto che sono fatto così dagli inizi, quindi non posso essere diverso. Direi, nell'ambito dell'andamento che darò a questa mia conversazione, per me è una conversazione tra professionisti, quindi quando volete alzate la mano, intervenite come avete fatto prima, mi piace molto. Volevo dare un andamento descrittivo di cosa succedeva prima della riforma e cosa sta succedendo dopo la riforma. Perché in effetti questa riforma, che è stata attesa per 70 anni, ha trasformato il terreno di gioco della materia condominiale. Il nostro codice del 42, quindi le norme, la parte più rilevante delle norme che non sono cambiate, sono norme scritte nel 42, dove nel 42 i fabbricati in generale erano solo per il 5% condomini. Per il 95% i fabbricati erano di proprietà unica. Quindi il legislatore del 42, quando scrive le norme, incredibilmente, quindi in piena guerra, il legislatore si è messo a scrivere, ha fatto dal 40 al 42, hanno scritto un nuovo codice, entra in vigore nel 42, e descrive delle norme che sono riferite a una realtà fuori pratica, completamente diversa dalla nostra. Quindi non ci troviamo questa inadeguatezza delle norme che noi applichiamo quando il legislatore stava parlando di fabbricati che erano di proprietà unica. Quindi l'assemblea di condominio era una persona che se la faceva da solo, cioè non la faceva di meno. Poi c'era un 5% dove i condomini erano 4, perché era raro avere il proprietario di un appartamento. La riforma ed è il 2012, che entra in vigore il 18 giugno 2013, e trasforma. Cosa succedeva prima? Io darò delle note coloristiche, ma per rappresentare la realtà. Cioè, a Genova, io ho iniziato nel 1980 a occuparmi di diritto condominiale con il professor Alba, che si divertiva già, e mi divertivo con lui. Adesso ho 61 anni, quindi ho 41 anni, quindi ho visto per il prima e il dopo. In quegli anni a Genova c'era il capo stazione di San Piandarena, che era il capo stazione importante dal punto di vista ferroviario, però amministrava 5 condomini. Avevamo il fruttivendolo del 20 settembre, io lo dico, ma è la verità, non voglio offendere nessuno, che amministrava 80 condomini. Quindi questa era la realtà nel territorio. Quando si guardavano le pezze giustificative, uno non ci andava nessuno, perché l'amministratore scriveva a mano il rendiconto, lo portava nelle tipografie, ce n'erano tantissime, dove faceva i ciclo stilati, e dopodiché distribuiva questi documenti. Le pezze giustificative erano proprio delle pezze, erano fogli di carta quadretti con scritto pagata la facciata 100 milioni, pagato. Queste erano le pezze, le fatture. Ma io non sono un esperto di quella materia, ma in quegli anni la materia condominiale, le fatture si c'erano, ma ce n'erano parzialmente. E quindi la contabilità, è anche vero che noi condomini cosa facevamo? Spendavamo delle somme assolutamente irrisorie rispetto alle nostre disponibilità economiche. Quindi come se io dicessi, ma cosa paga il condominio? 200 euro all'anno. Vabbè, vado a vedere le pezze? Probabilmente no. E il mondo è cambiato. Quindi questa è la parte dove l'amministratore era la persona di fiducia, poteva farlo come secondo lavoro, non esistevano adempimenti particolari. L'amministratore era veramente il buon padre di famiglia, lo dice ancora il codice, usando un'espressione un po' antiquata, romanistica. Però lo era veramente, tanto è vero che potevo fare un lavoro e contemporaneamente amministrare un condominio, e lo amministravano anche bene. Cioè, capo stazione, fruttivendolo, amministravano bene. Che la vita normale, che rubava. Poi abbiamo l'altro aspetto, scusate la parola, professionisti, purtroppo l'amministratore c'ha un po' questo alone brutto, negativo, che la riforma, devo dire, ha cancellato, a mio modo di vedere, ha moralizzato, quindi ha trasformato in bene. Ma nel prima, oltre a queste situazioni, esisteva il cosiddetto conto calderone, cioè chi amministrava condomini
aveva un conto corrente intestato a se stesso personale, dove faceva confluire i pagamenti di coloro che utilizzavano degli strumenti tipo gli assegni o andavano a pagare in banca, cosa abbastanza rara perché la maggioranza degli importi erano versati in contanti per la strada. Posso dirvi che molti acquistatori non davano nemmeno la ricevuta, ci fidavano, era il buon padre di famiglia, dava 500 mila lire, se metteva in tasca e poi gliele metteva nel rendiconto. Quindi questo conto Calderone, ricordo le prime controversie sul conto Calderone, era quando l'acquistatore muore. Come tutti, si nasce, si vive, si muore, e il problema è che magari aveva sul conto 350 milioni di lire e c'erano gli eredi, il conto era personale, i soldi erano richiamati all'eredità. E allora a quel punto non è vero, cominciavano i problemi e cominciavano delle cause che ormai non hanno più un motivo d'essere, a cui mi hanno anche divertito per tanto tempo, perché il problema era gli eredi che volevano i soldi che erano intestati al defunto, i condomini che reclamavano ma avevano difficoltà a dimostrare, perché visto che poi i pagamenti, ora si dice questo vocabolo che gli antipatici tracciati, cioè i pagamenti avvenivano nel modo che abbiamo detto prima, quindi poi andare a ricostruire chi fossero i soldi 350 milioni che erano sul conto, di chi erano? E i condomini, io rappresento solo condomini nel 99% dei casi, eravamo impossibilitati, anche perché non riuscivamo a ricostruire i pagamenti. C'era la ricevuta? No. Questo è un po' il marasma che ho vissuto prima della legge. E è un episodio macroscopico, ma incredibile, avvenuto anche in tempi abbastanza recenti. Ne parlo perché ormai sono passati un po' di anni, vuol dire che è impossibile ricostruire i personaggi. Ma c'erano anche amministratori, non tutti, la stragrande maggioranza, anche prima, persone come si vede, su cui assolutamente non. Oggi sono ancora di più gli amministratori come si deve, perché coloro che lo erano meno sono stati espulsi dal mercato. E quindi questa è una cosa veramente bella, perché ritengo che gli amministratori, grazie anche alle attività di aggiornamento, grazie alle associazioni che si sono sviluppate, hanno alzato il livello di tutti gli amministratori, anche quelli più scarsi sono meno scarsi, quelli bravi sono sempre più bravi e sono sempre la maggioranza. Dicevo, questo amministratore faceva il giochetto del conto Calderone, poi prendeva dei pezzi importanti di queste somme, li investiva in borsa, erano gli anni buoni, dopo due o tre mesi li restituiva nel conto Calderone, che era suo personale, quindi non è che si è appropriato, no? Si è appropriato di niente, era in casa sua, però metteva 500 milioni in borsa, guadagnava quei 20 milioni, rientra al primo anno così, li restituiva e i 20 milioni si metteva in tasca. Purtroppo c'è stato un amministratore importante che ha esagerato, ha buttato un miliardo di lire il 9 settembre 2001, nella borsa di New York. Quando si è svegliato, purtroppo, drammaticamente, il 12 settembre, aveva zero. E lì è iniziato nella nostra città veramente la catastrofe perché 110 caseggiati si sono trovati a secco e non c'erano più lo soldi. E dopodiché cominciavano di nuovo le procedure per riuscire a recuperare, a ricostruire, cosa che era impossibile per i motivi che abbiamo detto prima. Però il legislatore, dopo 70 anni, finalmente ritiene che si debba adeguare la normativa, entra in vigore la nuova legge, cambia la figura dell'amministratore. L'amministratore, in senso giuridico, sarebbe un mandatario disciplinato dagli articoli del codice. Io non cito mai gli articoli del codice perché dico sempre: cerchiamo di sviluppare dei ragionamenti insieme, poi le norme, cioè siete tutti professionisti, le norme ce le andiamo a cercare da soli sul codice. Quindi poi andiamo a cercare la norma. Sappiamo che c'è quella norma sul mandato, l'abbiamo cercata, ce la leggiamo. Io ritengo che chi parlo per me stesso, quando parlo io evito di leggere le norme, perché altrimenti mi addormento da solo, figuratevi voi. Quindi dicevo, l'amministratore è un mandatario, cioè un soggetto che riceve l'incarico, in questo caso dal condominio, per svolgere una serie di attività. Dalla legge di riforma, a mio parere, è sempre un mandatario, ma in realtà diventa un coordinatore di professionalità altrui. Per me cambia molto, e vi faccio un esempio specifico.
Tra i vari nuovi adempimenti in capo al prestatore dalla riforma in poi, c'è il fatto che, passato il semestre dall'approvazione della contabilità, si debba attivare per l'azione di recupero nei confronti dei condoni morosi. Questo è un obbligo che è stato introdotto, quindi nel momento in cui passa il semestre l'avvocato viene incaricato dall'amministratore che faccia il decreto ingiuntivo. Sicuramente prima avrà già ricevuto solleciti. L'avvocato agisce e va avanti. Però tra le cause di revoca introdotte dalla riforma di revoca dell'amministratore è stata inserita questo curioso passaggio in cui si dice che se l'amministratore omette di controllare che la procedura esecutiva, cioè quando il decreto ingiuntivo non ha un effetto pratico e dobbiamo andare avanti, e quindi dobbiamo pignorare l'immobile, addirittura forse che lo vendiamo anche all'asta, l'amministratore, pena la revoca, deve controllare che questa procedura segua il suo corso regolare, perfetto e secondo la tempistica. Cioè, se l'amministratore dà il carico all'avvocato sbagliato perché l'avvocato si addormenta, viene revocato l'amministratore e non l'avvocato. Ecco, questo volevo fare questo esempio per dire e confermare che oggi gli amministratori coordinano professionalità altrui, però ci vanno di mezzo loro. Se qualcuno di questi professionisti esterni sbaglia, poi magari cambiano anche l'avvocato. Ma una cosa è essere revocati dall'autorità giudiziaria, perché poi abbiamo i condomini che a volte non aspettano altro di sparare a pallettoni contro l'amministratore. Dica! A volte ci sono le polizze di tutela legale, no? Se ad esempio nella polizza di tutela legale non sei tu che hai scelto l'avvocato, perché comunque uno può avere uno studio, però lì ad esempio io parlo di un invoice ARAG e sono associati con una ARAG ad esempio e ci saranno poi degli avvocati. In quel caso non ci posso fare niente perché è stato scelto l'ARAG, non da me qui. Infatti, dal momento che l'amministratore è un coordinatore di professionalità altrui, perché a mio parere questa è la costruzione per fotografare la realtà, c'è il rischio che l'amministratore possa subire delle conseguenze negative per colpa di soggetti che magari non ha nemmeno scelto. Però purtroppo questo non muta la responsabilità, nel senso che se siamo in un condominio dove io sono a morte con l'amministratore perché mi è antipatico, quindi non ho nemmeno dei motivi che esistano, e scopro che la procedura contro il moroso si è improvvisamente arenata, che poi è stato notificato un atto, oppure non è stata coltivata l'azione, e a un certo punto hanno dovuto ricominciare da zero, oppure non hanno nemmeno ricominciato perché l'avvocato per qualunque motivo non l'ha fatto, se questo condono deposita un'istanza di revoca in tribunale, il tribunale revoca l'amministratore. Poi l'amministratore si arrabbia, va da qualche parte, non lo so, però purtroppo questo voglio dire che la professione di amministratore dopo la riforma ha avuto due aspetti fondamentali. Da una parte la moralizzazione e un miglioramento del livello degli amministratori, perché intanto sono stati inseriti una serie di requisiti, cioè l'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione che le elenca, che diciamo requisiti di moralità, ovvero sia non mi devono aver mai condannato, non devo aver subito proteste di campagna, una serie di cose, poi introduce anche degli elementi di qualità, deve avere il diploma di scuola superiore e dopodiché deve aver frequentato un corso di aggiornamento e deve essere aggiornato. Questi due ultimi requisiti non sono richiesti però nel momento in cui l'amministratore del condominio è anche condomino, perché poi il codice ha ammesso questa possibilità, ma nel momento in cui io sono un condomino, voglio fare l'amministratore, faccio l'amministratore, posso anche avere la quinta elementare e posso anche non essere iscritto a nessuna associazione e mi sono tenuto e come dire esonerato dai obblighi di formazione. Quindi questo blocco, chiaramente poi è contenuto una norma transitoria, perché posso dirvi quando è entrata in vigore la norma, i tre quarti degli amministratori avevano il capo stazione, tutto questo elenco qua, mi risparmio altri mestieri, ma nessuno aveva diploma di scuola superiore.
e su tutti, però ha introdotto questa poi norma ulteriore che non c'era nel primo progetto, in cui si disse però attenzione, chi per almeno un anno ha esercitato negli ultimi 3 anni l'attività di amministratore è esentato dai titoli di studio eccetera, perché altrimenti facevano fuori il grosso degli amministratori di condominio dell'epoca, però chi è iniziato dopo, intanto c'è questa barriera, devi avere un diploma di scuola superiore e devi seguire i corsi. Poi entrando proprio nel merito, poi devo dire che quel legislatore è geniale, a volte inserisce delle norme, probabilmente non se ne è accorto, perché quella legge è tra vigore nel 2013, poi il regolamento di attuazione per l'aggiornamento vostro del 2014, se il regolamento, e si parla della cadenza annuale. E lì di nuovo ci fu tutta una discussione, devo dire, che è veramente è fondamentale per gli amministratori. Perché si arriva, ma annuale cosa vuol dire? Dal 1 gennaio al 31 dicembre? Oppure dal 9 ottobre, che è l'entrata in vigore del regolamento, in poi? E questo cambia molto, perché se io non sono aggiornato oggi, io non posso prendere incarichi l'anno prossimo. Questa cosa ormai si è stabilizzata, non è un caso che tutti fanno i corsi e devono fare l'esame finale ad ottobre, la domanda è, ma perché ad ottobre? Cioè, chiaramente io... le cose vanno dal 1 gennaio per 12, perché la norma l'hanno scritta in una maniera tale che già non si capiva cosa volesse dire. Ormai ci siamo messi tutti d'accordo dicendo che ottobre vuol dire che l'anno ci parte dall'entrata in vigore del regolamento. Ma queste moralizzazioni che hanno influito sulla caratteristica dell'amministratore come persona, e quindi il fatto che debba essersi comportato bene nella sua vita, debba avere un titolo di studio, parliamo un po' di parte oggi che fa l'amministratore, quindi gli amministratori della riforma, e devono avere tutta questa serie di caratteristiche per cui hanno cominciato a fare gli amministratori di persone per le quali, nel bene o nel male, il livello si è alzato. E contemporaneamente conto Calderone, che prima era la normalità, perché quasi nessuno aveva il conto corrente intestato al condominio. Negli anni 80 e 90 nessuno. I primi nel 97, quando si inventano la detrazione fiscale del 36%, che è la prima detrazione che venne inventata, lì cominciò ad esserci la necessità di dire, però se devo fare la detrazione fiscale, porca miseria, si è fatturato. Dove la faccio la detrazione? Il foglietto a quadretti non serviva più. E allora dal 97 in poi, in effetti, si è cominciato a rimettere su un binario normale tutto il settore condominiale che era fuori binario, ma era fuori binario in maniera palese. Proprio una cosa da non credere, oltretutto se pensiamo che gli italiani per l'80% vivono in condominio. Quindi stava parlando di tutti noi. Quindi questo tipo di mondo viene superato, nascono i conti correnti intestati a ogni singolo condominio e nel momento in cui entra in vigore la riforma 18 giugno 2013 cominciano le crisi di identità degli amministratori vecchia maniera, che si erano abituati a fare quello che volevano, ma in tutti i sensi, ma esagerando. Alcuni non si sono rassegnati. Nel senso che io poi ho visto del 14, del 15, alcuni hanno chiuso, perché nel momento in cui non era più possibile fare il conto Calderone, la musica è finita ed è finita lì. E tutti i giovani e tutte le persone, come si deve, ripeto, la stragrande maggioranza assoluta in numero, io penso che stiamo parlando di oltre il 95%, poi però c'è quella piccola, come dire, percentuali di filibustieri, ci sono da tutte le parti, tra gli avvocati, i medici, chiunque. Non, purtroppo in oggi non possiamo farci niente, però quella piccola fetta ormai ha gettato un'ombra su tutti coloro che invece si comportano bene. Io mi rendo conto della difficoltà degli amministratori, io li accompagno all'assemblea 2 volte al giorno da 40 anni, io più o meno ho fatto 8.300 sedi di condominio, li ho visti di tutti i colori, però vedo che la difficoltà che poi qualunque condomino, anche più illuminato, è già dubbio dire l'amministratore poi. Però questa cosa l'ho vista veramente ridursi, sta cambiando, è un piacere enorme,
che l'attività che stanno facendo, che state facendo voi in questo momento come amministratori, effettivamente ci sta permettendo di migliorare in questo settore. Quindi adesso abbiamo il conto corrente singolo per ogni fabbricato, e questo adempimento ha avuto un effetto straordinario sulla funzione dell'amministratore, che di nuovo controllare un conto è una fatica, controllare 100 conti è un'altra, e allora l'attività di amministratore ha cominciato ad essere non più onere di un singolo solitario che faceva quello che voleva, perché erano tutti da soli, pochissimi avevano dipendenti, proprio chi aveva dei numeri, altri invece gestivano in altro modo, c'erano poi i consiglieri di ogni fabbricato col quale c'era tutta una serie di accordi, parlo del vecchio mondo, e quindi poi i consiglieri facevano quello che volevano e l'amministratore faceva il paravento, poi tirava giù i conti e finiva così. Oggi gli amministratori invece sono in prima persona, hanno necessità, come dicevo, di professionalità altrui, l'avvocato, il tecnico, il fiscalista. Siamo soltanto dal momento in cui vengono inventati i bonus nel 2006, primo bonus è l'eco bonus del 2006, poi nel 2019 bonus facciate, poi nel 2020 si sono inventati i super, e l'amministratore è finito nel mezzo della bolgia, ma per non essere travolto deve avere attorno il fronte tecnico, deve avere attorno il fronte fiscale e quello che ha. Quindi questo coordinamento è diventato un lavoro, è diventato un lavoro difficile, non è remunerato, perché in effetti prima, mi ricordo che mi ha accennato qualcuno di voi in questo passaggio, io prima ho esultato delle mediazioni, mi è scappato, ho esagerato, adesso mi ritiro leggermente, con la nuova norma entrata in vigore pochi giorni fa, gli avvocati hanno avuto un aumento del 30% dei compensi per le mediazioni, gli amministratori zero. Però, scusate, nel momento in cui noi siamo gli amministratori e ci fanno la nostra nomina, e questa è un'altra novità all'amministratore nella nuova prospettiva dopo la riforma, quando ci stanno per nominare noi facciamo la nostra offerta, cioè perdiamo un po' di tempo nell'elencare tutte le attività che si possono prefigurare nel futuro. Perché? Perché io sono l'amministratore e so già che magari tra un anno, due anni, tre anni o domani mattina mi esce una mediazione. Se io quando faccio l'elenco dei miei compensi e l'approvazione dall'assemblea del compenso analitico dell'amministratore è un elemento necessario, perché, e mi capita ancora di vedere le delibere fatte così, perché se si delibera di nominare l'amministratore il signor Piccovallino, punto, e non è approvato il compenso analitico, la delibera è nulla, nemmeno annullabile, è proprio nulla, e quindi siamo morti. E allora, nel momento in cui noi dobbiamo scrivere la nomina come va scritta, cioè prendiamo il signor Piccovallino con la sua sede, con i suoi numeri, siamo anche obbligati a scrivere nella nomina che i documenti sono a disposizione due giorni alla settimana, si indicano anche i giorni, gli orari, previ appuntamento telefonico, con un compenso analitico come da foglio che si allega. Allora, dicevo, quando alleghiamo il foglio, se dentro ci mettiamo 80 euro più IVA per ogni incontro di mediazione, io adesso ho dato i numeri che possono essere un po' più tardi, ci mettete quello che volete a seconda della congruità dell'offerta o della complessità del fabbricato, e ci mettiamo dentro le opere straordinarie fino a 1 milione, oltre 2 milioni, ormai volano i milioni con super bonus, quindi se vi stanno per nominare domani mattina, veramente perdete del tempo, perdete piuttosto fatelo di notte, ma dentro la vostra offerta scriveteci tutto e inventatevi anche qualunque cosa, che, perché nel momento in cui l'assemblea ve lo approva, e posso dirvi che nessun condomino tranne uno o due lo leggono, perché dicono: quanto è il compenso? 1500 euro all'anno, è come quello dell'anno scorso, bene, le altre pagine non le leggono, l'assemblea la approva, no, e voi guadagnate il giusto. Perché se poi invece ci dimentichiamo di mettere il compenso per la mediazione, se ci dimentichiamo che prendiamo l'1% fino a 200 miliardi, no, noi prendiamo zero e non c'è niente da fare.
Quindi lo dico per gli amministratori professionisti, sono intaffarati, sono trafelati, sono inseguiti dai condomini, sono inseguiti da tutti, quindi poi quando pensano a se stessi, come fanno gli avvocati? Non pensano a se stessi. E qui ci facciamo quanto vuole, no? Oppure il pagamento dei compensi. Molti amministratori se li pagano in coda. Io dico a tutti, ma mai? Ma sapete perché? Ma per il semplice motivo che se vado all'assemblea che è imprevedibile e mi cambiano l'amministratore, io dal momento della nomina non sono più amministratore. Io il giorno dopo non posso toccare il conto corrente bancario. Devo stare fermo. Perché se prende sgrazia lo tocco e faccio un'uscita. Quando la nomina è del giorno prima, se la cosa esce, finisco nei guai fino al collo. Approfitto, io magari sto uscendo fuori tema, ma vorrei affrontare alcuni aspetti pratici di chi fa l'amministratore oggi, perché ripeto, la velocità ci sta fregando. Io ormai sono un vecchio, nel senso, festinamente, cioè affrettiamoci lentamente. Ica. No, solo per dire, non posso pagare i miei compensi, però la tornata dell'acqua, se è scadenza, ovviamente sì. Allora, questa è una bella domanda, nel senso che se ho lo debito automatico io non devo fare niente. No, ma se faccio più. Diciamo. Però se io non sono più l'amministratore, io non posso toccare più nulla, perché la banca presume, sbagliando, che io sia ancora l'amministratore. Allora, questi passaggi è chiaro che sono nell'interesse del condominio, poi io non sono un penalista e non so niente di diritto penale. Però quel pochetto che posso sapere, ho fatto anche soltanto nell'arma dei carabinieri, ho imparato più lì che dalle altre parti, sinceramente, anche all'università. Però è nei momenti in cui io non sono più amministratore e domani mattina io prendo dei soldi che non posso toccare, è una protezione di debito. Lo so che è a favore del condominio, lo so che poi c'è la linea difensiva, se noi abbiamo dei pierini tra i condomini, e quindi non aspettano altro che fregarci. Allora la mia attenzione qual è? Per evitare questo io vi dico, quando sapete che c'è una segna di condominio tra la settimana dove magari c'è un po' di movimento perché gli obiettori irriducibili ci rompono le scatole, se abbiamo i soldi prendiamoceli prima dell'assemblea, almeno il giorno prima. A me è capitato un caso che l'ho preso lo stesso giorno, però poi abbiamo fregato perché adesso c'è l'orario delle operazioni, una volta non c'era, e allora, e qual è? Lo stesso giorno, prima o dopo, e che insomma, l'assemblea era il 18, e quindi a quel punto ci eravamo salvati una volta, perché in banca il 18 erano tutti chiusi. Però ecco, notazione veramente da praticone, chiedo scusa, voi magari immaginavate che arrivasse... Falla passare bene. Ecco, ho toccato una cosa, perché... Infatti volevo arrivare, ti passate consegne. Cioè, io sono amministratore, sono qua, vengo sostituito. Io da quel momento non sono più nessuno. Io non sono più amministratore, non posso più toccare i soldi. Però c'è passaggio consegne. Ora, se il condominio è quattro condomini, posso anche dire, senta, ci vediamo tra una settimana, tra due giorni, domani pomeriggio, adesso esagero, però se sono quattro condomini e ho voglia di farlo, lo faccio, anche perché non sono più amministratore, prima me lo sbogno, è meglio. Se invece ho un condominio, come è capitato l'altra sera, 170 condomini che cambia l'amministratore, e lì hanno concordato in assemblea un passaggio consegne a due mesi ed era il tempo sufficiente. Che succede nell'interregno? Qui dobbiamo prestare grande attenzione, ma c'è un marchingegno che facilita. Io che non sono più l'amministratore non tocco più il conto corrente, punto. Proprio non mi interessa, gli staccano la luce, abbiamo il marchingegno, telefono al nuovo amministratore e lui mi scrive che cosa ha deciso lui di fare, perché se lui vuole andare a fare la voltura sul conto in banca, gli diamo immediatamente la delibera, ti vai a fare la voltura e tu gestisci il conto da subito. Purtroppo non abbiamo altro margine. Altre volte l'abbiamo risolta dicendo scrivimi che mi autorizzi a fare l'operazione per tuo conto. Questo potrebbe essere un altro passaggio, ma se noi non abbiamo questa sicurezza
visto che tra i requisiti per continuare a fare l'amministratore c'è non aver subito condanne per delitti contro il patrimonio, fondamentalmente, se porca miseria, per una cosa che è veramente una scivolata in buona fede, che non crea danno, ma che formalmente, secondo alcuni penalisti, non secondo me, perché io non ci capisco, potrebbe essere una appropriazione indebita. Io non mi faccio l'obbligo. Io qui, quando non sono più amministratore, mi fermo. Gli hanno staccato la luce. Signori, non è un problema mio, perché è nuovo però, e qui bisogna anche stare attenti quando riceviamo. Cioè, io ho fatto l'ipotesi soltanto negativa, che li perdiamo solo con lui. Io invece vi faccio l'ipotesi, che è la vostra, che li prendiamo solo. Quando noi li prendiamo, siamo amministratori da quel momento. Perché se per disgrazia al giorno dopo si stacca un pezzo di cornicione e ammazza l'avvocato Forino, chi va nei guai? Chi è stato nominato? Poi ci finisce di mezzo anche l'altro, perché la difesa dell'amministratore veramente responsabile dirà: non c'è stato il passaggio consegne. Al passaggio consegne non c'entra niente con la nomina. Quindi io sono nominato questa sera, quindi sono l'amministratore, organizzo per motivi tecnici il passaggio consegne, mi metto d'accordo col precedente su come operare su questi passaggi sensibili quando noi andiamo a toccare i soldi dei condomini. Ma sono io nuovo che devo farlo, perché qui poi ci sono le leggende degli amministratori o anche degli avvocati che ci usano a noi stessi, che dicono: ah no, è dal momento del passaggio consegne. Non è vero, questa è una leggenda, non è vero, è anche una leggenda pericolosa, perché poi in buona fede io, se ho un avvocato che mi dice: ma stia tranquillo che conta il passaggio consegne, e io il giorno dopo mi pago i miei compensi, pago l'impresa, poi se mi viene fatta la contestazione, per me sono indifendibile. E come indifendo? E non è che il potere me l'ha detto il mio avvocato, tanto non interessa, perché ripeto, che torniamo a quell'espressione che devo dire mi sono anche sforzato di capire quale fosse l'amministratore, ma il coordinatore delle professionalità altrui vuol dire anche questo. Purtroppo gli amministratori devono viaggiare con l'avvocato, il tecnico, l'ingegnere in tasca, dica. Il riferimento da un articolo che sta dicendo è il codice civile. Allora, per il discorso del passaggio di consegne. No, allora, qui stiamo parlando di norme generali, il mandato. Io sono in carico quando ce l'ho, quando non ce l'ho più. Penso il tuo. Ho visto la mano alzata? No, ho sbagliato. Quindi le norme sono queste. Cioè, quindi è regolamenta il mandato. Sì. Io sono un mandatario, ho l'incarico. Se mi levano l'incarico, poi chiaramente sono obbligato ad aderire. C'è un passaggio del codice civile del 1129 che dice: se ci sono casi di urgenza per cui l'amministratore cessato deve compierli, li può compiere, ma deve essere un'urgenza di un certo tipo, ma per questa attività non può essere remunerato. C'è una parte, direi il comma 8 del 1129, non dovrei aver sbagliato il numero, perché anch'io ho avuto la crisi di identità quando mi hanno modificato il codice. E io sapevo, anche del codice sapevo, a memoria sono dal 1117 al 1138. Ma essendo passati decenni e avendo la giurisprudenza, come dire, assorbita per ogni articolo, per ogni comma, lo stesso per le disposizioni di attuazione, quando va cambiato il codice e le disposizioni non cambia più niente. Infatti in tribunale a volte mi sono anche divertito che i giudici dicevano: avvocato, scusi, è rimasto indietro, ho detto: oh, guarda che così il codice, porca miseria, facevo delle figure. Adesso invece mi sono adeguato, ci ho messo un po' di tempo, però se devo dare un giudizio complessivo, ripeto, l'amministratore ne esce nettamente meglio. Cioè, se dovessi oggi, in relazione alle norme sull'amministratore, perché la legge di riforma ha avuto luce e ombre, se vogliamo guardarla nella sua complessità, su tutti i temi su cui è intervenuta, e io le luci li vedo soprattutto in relazione all'amministratore. Ha consentito veramente di alzare, soprattutto a Genova, ho la fortuna di avere la possibilità di vedere uno spaccato nazionale degli amministratori di condominio, e come vengono riferiti i condomini un po' in tutta Italia, ma gli amministratori, non perché sono a Genova, ma la verità, e lo dico soprattutto quando vado fuori,
non di testa ma fuori dalla città, e gli amministratori genovesi hanno un livello più alto degli altri, ma di tutte le associazioni, tutte, perché vedo chi più di meno, ma l'Assocon è tra quelli di più, che c'è una particolare attenzione agli elementi pratici, perché è bellissimo sapere le norme, ma io dico sempre le norme il professore se la va a leggere, se la legge. C'è scritto in italiano, poi ci sono dei casi dubbi, allora su questi noi ne parliamo, ma poi quello che mi interessa soprattutto a me è, una volta che so quella norma, io, ma cosa posso fare, cosa devo fare o cosa non devo fare? E l'amministratore è migliorato, io di ladroni non ne ho più visti ultimamente, Ne ho visto alcuni che sono caduti, ma erano dell'ultimo stadio della vecchia generazione. Perché c'è stata la vecchia generazione che non era vecchia quando è entrata in vigore, era vecchia di impostazione, che hanno continuato, ma invece tutti gli amministratori che sono nati dopo la riforma, o tutti gli amministratori, tanti, che si sono adeguati alla riforma, e ce ne sono anche presenti qua, sono esattamente gli amministratori che tutti vorremmo nel nostro condominio. Perché possono anche fare un errore, intanto sono assicurati. L'assicurazione dell'amministratore di condominio una volta era una barzelletta. Uno diceva, come assicurato? Perché? Perché le responsabilità dell'amministratore nel vecchio ruolo non c'erano. Nel nuovo ruolo, con l'entrata in vigore di una serie di norme che vi risparmio, ma penso solo alla prevenzione incendi, dove di quei labirinti, dove poi dicono di che la colpa è dell'amministratore. Perché? È perché ha omesso, come ha omesso cosa? Se io ho un ingegnere che mi segue la prevenzione incendi e c'ho tutti i professionisti che mi seguono, poi la multa, scusate, io salto un po' di pane in frasca, ma questa penso che entro nella carne viva degli amministratori, la multa la irrogano personalmente all'amministratore, quindi non in qualità di amministratore del condominio. Questo perché questa concezione antica, vecchia, che per me è assurda, cosa succede? Succede che essendo una multa, cioè una sanzione penale, può essere irrogata alla persona fisica. Va bene tutto, però se io sono, e parlo anche di sanzioni ad esempio dell'autorità comunale perché io ho omesso di fare la manutenzione al cornicione, queste cose una volta quando succede poco poco, a parte non davo nemmeno le punte, crollava il cornicione, bastava che non fosse morto nessuno, non faceva i lavori, arrivava l'ingiunzione e si sistemava. Adesso la prima cosa arriva la sanzione all'amministratore del condominio, 1.000 euro, lui dice va bene l'attività al condominio, no, e non si può nemmeno addebitare al condominio perché è stato irrogato personalmente, quindi quando vado all'assemblea ho mille millesimi a favore che dicono noi siamo tutti contenti di pagare la sua comunità. Può darsi che ci sia qualche condominio dove abbiamo queste particolari, come dire, predilezioni, altrimenti l'amministratore se la paga. Ecco, allora qui responsabilità, una serie di leggi speciali, riguardanti settori particolari hanno dato e danno grosse responsabilità agli amministratori che hanno compensi che una volta non erano adeguati, ma adesso i compensi, a mio parere, non sono adeguati se ci siamo addormentati noi amministratori nel scrivere l'elenco dei nostri compensi. È l'offerta che faccio tutti gli anni quando vengo rinominato, cioè riconfermato, sì. Posso inserire questa clausola che eventuali sanzioni 1.000 millesimi a favore. Ci vuole, non basta la. No, perché come dire, come accollarsi il debito a tutti. Nel senso, quello è un debito suo personale perché la norma è fatta male. Se con 1.000 millesimi le dicono lei tutte le sanzioni, possono anche dire quando il fisco le fa la multa facendo dei congiuri, gliela paga il condominio. Che è impossibile, no? Quindi è inutile inserirla, anche perché poi se non ha l'approvazione di 1.000 millesimi. È nulla, è inesistente, quindi è meglio non è. Però scusate, io insisto molto su questo perché ora, senza esagerare, però se riusciamo a anno dopo anno, stando attenti magari alle novità,
normative, a integrare il nostro compenso che magari rimane nel compenso ordinario uguale o più o meno simile, per non irritare i condomini, però sulle altre parti, se riusciamo ad articolarlo sempre meglio, allora potrebbe essere che se vi capitano delle vicende particolarmente gravose dal punto di vista della vostra attività, siate in condizione almeno di essere remunerati. Anche perché cosa succede? Succede che io invece che amministrare 100 condomini, magari ne posso amministrare 80, guadagno di più, li amministro meglio, e magari invece che avere 5 dipendenti ne ho 4. Ecco, questa è la logica, questa è un po' la filosofia che io sto cominciando a vedere organizzata e progressiva, perché questo è l'amministratore del futuro, cioè se guardiamo anche i ruoli di amministratore di condominio attorno a noi, soprattutto nell'ambito europeo, l'amministratore è un professionista come notario, adesso anche io penso in decadenza, non dico l'avvocato perché non siamo decaduti ancora da prima, è vero, purtroppo. Però ripeto, l'amministratore nell'ambito dei professionisti deve ancora riuscire a fare un salto avanti, ma che non riesce a fare per arretratezza di considerazione di tutti gli altri. Perché devo dire, oggi l'amministratore, è un'altra battuta che facevo con qualcun altro di voi, oggi l'amministratore deve essere uniforme, nel senso professionale, cioè deve comunque essere un po' avvocato, un po' tecnico, un po' commercialista. Con i bonus edilizi, soprattutto commercialista, perché se non capisce il meccanismo è dura riuscire anche a affrontare l'assemblea. Poi il legislatore ci ha messo del suo per rendere abbastanza arduo la comprensione di tutti. Però questo può essere, a mio parere, la strada, cioè il potenziamento dell'organizzazione interna dello studio. È chiaro che poi quando cominciamo ad avere qualche decina di caseggiati non lo possiamo più fare da solo. Però abbiamo le sponde informatiche, che sono stata un'altra novità della riforma, che devono essere viste come un ausilio per l'amministratore, nel senso che se l'amministratore, come dire, è in linea con la riforma, è una persona normale, chiaramente perché deve investire, ma se organizza un sito dove ogni condomino, per ogni condominio, ormai qui io sono, morirò con la carta, morirò secondo lei, ma qua il mondo funziona in maniera diversa. Ma se ogni condominio, avendo le sue credenziali, ha libero accesso a tutti i documenti di quel condominio lì, gli amministratori dovrebbero, nella stragrande maggioranza, smettere di essere tormentati da chi fa delle richieste al telefono assurde. Chi vuol vedere le cose le vede. Chiaro che l'amministratore deve essere tranquillo, perché se non sono tranquillo è meglio che i condomini non vedano niente. Su questo sono d'accordo con voi, e anzi, se vogliono vedere, ho mal di denti, ci vediamo domani. Io ho un amministratore che ha preso il virus, non scherzo, 6 volte, poverino, come me l'aveva anche preso, però tutte le volte che avete, che poi rappresentavo condomini diversi, quindi non si era dimenticato. Quindi c'è il virus, ha preso già 6 volte, e quindi va bene, il virus, ci vediamo tra 10 giorni. A parte questo caso, però se io sono amministratore che ce la mette tutta, poi posso anche sbagliare, va bene, ma io non sto parlando di errori, io rendo il movimento a disposizione sul sito del mio studio tutto, il regolamento di conto mio, tutti i rendiconti, le delibere, cioè tutto, anche non volevo dirlo, infatti non l'ho detto, ma beh, capisce, allora a quel punto se io sono veramente così, ma chi è che mi manda via? Mi manda via? I gestionari che ci sono e hai impantato. Io vedo già questo tema che ignoro, perché io parlo in questo caso, poi nel pratico siete voi che sapete come. Quindi se potete essere aiutati già oggi. Sì, sono dei gestionari, faccio un nome a caso, da te, che è importantissimo, è un segno di trasparenza per i condomini enorme, possono vedere tutto. Scusate, che voi vi esonerate dagli spaccamenti che vi fa perdere del tempo. Assolutamente sì. Giusto? Vedere tutto quello che pago, quello che c'è sul conto corrente, ovviamente sarà l'amministratore regionale, però. Scusi, posso dirle, con un bigliettino da visita così oggi, e se voglio guardare al futuro, perché parliamoci chiaro, guardiamo al futuro, Genova, che destino ha? O ci occupiamo della manutenzione di quello che c'è,
e io partendo nel mio settore alla manutenzione di quello che c'è, perché io seguo i condomini che ci sono. Altrimenti, se io dovessi seguire un altro settore dove mi piace fare, nella mia generazione, la parte, come dire, più avanguardista della mia generazione universitaria studiava il diritto spaziale e il diritto aeronautico. Io ho una serie di colleghi miei specialisti in questo settore, perché all'epoca, negli anni '80, ci si immaginava un futuro tipo Prodi. Io, devo dire la verità, ero considerato un nano, anche se sono 1,90, perché dicevo, ma guardate, io mi occupo di condominio. A Genova ci sono 18.603 condomini nel comune. Io dicevo, lavorerò, dovrei lavorare. E oggi vi dico, dal momento che l'unica prospettiva, che se mi sente qualche politico mi picchia, ma è la verità, l'unica prospettiva che abbiamo oggi per come siamo organizzati, non faccio solo discorsi di colore di politica, ma la nostra realtà, dove eravamo 900.000, ora siamo 600.000, è lavorare attorno alla manutenzione di quello che c'è. Quindi io vedo l'amministratore di condominio, gli avvocati che lavorano attorno all'amministratore di condominio. Infatti io, giovani, vi invito a seguire questo settore, perché poi era considerato di serie B. Adesso tutti i nostri colleghi fanno tutti i condomini. 20 anni fa non c'era nessuno, a parte 1, 2, 3, quindi il posto esatto, vabbè, ogni settore c'era il suo. E allora lì, sulla manutenzione della città, possiamo avere un grande ruolo, seguendo l'indicazione del posso dire, giovane amministratore della parente età, perché quella è la strada, perché facendo così c'è la selezione verso l'alto, c'è la selezione verso l'alto, perché i condomini si sentono tranquilli, non hanno più motivo. Potrebbe essere che la considerazione malvagia verso l'amministratore cominci a calare, e sta calando. Io noto, vedendo la sapete, un video degli ultimi 6-7 anni, sta calando, non c'è più quell'atteggiamento di dire all'amministratore, no, l'amministratore è un professionista, ci dà una mano, ci spiega le cose, si confronta con noi, e l'amministratore però deve tenersi uno scalino più alto di internet. Ormai tutti i condomini leggono l'avvocato facile, non so come si chiama, qualunque mestiere, ormai uno schiaccia lì che legge, o si sbaglia, vabbè. Però gli amministratori sono nella riforma, questi corsi ci consentono di andare avanti. Io guardo l'ora, perché io onestamente avrei esaurito, no? Perché non è che voglia. Sono abituato al fatto che generalmente arrivato al 20° minuto e finisco con un sipaglietto. No, volevo dire la prima sola mediazione, però mi sembrava indelicato. Ma non perché, ma perché a me è capitato di fare una mediazione che è concisa con il pareggio. Magari anche qualche pubblico ufficiale l'ascolta, siamo in prefetture, che ascolteranno, però è la verità, io vi dico l'esperienza che per anni fa. Organizziamo, autorizzati, a fare la sedia di condominio detto tribunale. Ho fatto coincidere la sedia di condominio con il conto di mediazione. 8 condomini, ci siamo messi tutti d'accordo, abbiamo firmato l'accordo. La soddisfazione è enorme. Il problema è che quando usciamo, eravamo nell'auletta, perché in pratico del palazzo, sopra il quarto piano, una auletta avvocati sopra, e non si apriva la porta di ferro. E abbiamo cominciato a scuoterla fuori, e purtroppo si era rotta la serratura, è successo. Allora ho telefonato al telefono dell'ordine avvocati, che non mi rispondeva nessuno. Poi ho chiamato sulla seconda linea dell'ordine avvocati e non mi rispondeva nessuno. Io ho detto, vabbè, saranno indaffarati. Io avevo i telefoni di quasi tutte le cancellerie sul telefono, non è avvenuto punto in tuffa, infatti la racconto perché è molto indietro nel tempo, meno male, e dopo però 2010, perché c'era già la mediazione, però lì non potevo. Non mi ha risposto nessuno, di nessuna cancelleria. A questo punto un condomino ha cominciato a urlare, c'è nessuno, aiuto, e alzando il silenzio assoluto. E a quel punto, facilitato così da contatti personali, ho chiamato il 112. Ma passati i carabinieri, la casualità ha voluto che l'operatore mi conoscesse. E mi ha detto, scusi avvocato, ma lei di preciso dov'è? E io, guarda, io sono al quinto piano dell'auletta. Impossibile. Come così? Il palazzo è stato evacuato. Cioè, c'era stata l'allarme bomba.
erano dimenticati di noi. La porta si era rotta la serratura e non potevamo uscire e ci hanno lasciato lì dentro. Poi dopo che hanno fatto il fatto, hanno aperto tutto, però mi avevano chiesto se per cortesia stavo zitto. Infatti avete visto, però sono passati 10 anni, penso che il segreto l'abbia conservato per un po' di tempo. Sicuramente utilizzerò con qualche camuffamento questo tipo di storiella, ma io concluderei qui, anche perché siete stati molto bravi nel sopportare tutta questa polemica, che se ne è parlato meno, e quindi 50 minuti, ho esagerato. Lascio la conclusione all'avvocata Elisabetta. Nessuna conclusione, sarebbe altro fare, nel senso. Ti ringraziamo veramente per l'input, come l'avvocato Russo ha dato, sia nei confronti degli amministratori che nei confronti di noi avvocati, e basta, nient'altro, loro li libero, e per chi ha le 2:30 ci vediamo qua, va bene? Libertà. Grazie.